Ciao ragazzi, questo è il primo video di febbraio. Parliamo di polmone, non inteso come polmoni, ma parliamo proprio di tutto quello che possiamo fare questo mese, già a partire da questo video, per ottenere il massimo da questo mese e prepararci al prossimo, dove daremo il benvenuto alla primavera. È il mese più corto, ma non per questo meno importante. Anzi, il tema del polmone è un tema assolutamente complesso e affascinante. Io faccio parte come caratteristiche dell'elemento metallo. Se stai dicendo, Martina, di cosa parli, a cosa ti riferisci? Ecco, sul mio libro si parla un po' di medicina cinese, a pagina 195 si parla dell'elemento metallo, dove, come per ogni elemento, potete trovare sia dei test per capire più o meno a quale elemento fate parte e soprattutto delle strategie semplici ed efficaci. Aggiungiamo alle strategie che trovate qui delle cose che oggi possiamo fare insieme, che daranno da subito più energia ai vostri polmoni. Quando parlo di polmoni, perché se state pensando, vabbè, ma io non c'ho mica problemi polmonari, fermatevi questo pensiero e concentratevi su questa cosa. Allora, innanzitutto il polmone è legato al nostro zigomo, quindi ora, non so se vedete, no? Tutte queste belle riempite in televisione, VIP, influencer, tutte belle, belle bombate. Ecco, no, riempiamolo dall'interno. Il polmone è collegato allo zigomo, così come è collegato alla pelle. Quindi quando parliamo di bellezza della pelle, di pelle elastica, di pelle nutrita, sicuramente non possiamo trascurare il polmone. Il polmone inoltre è legato al ritmo, è legato al nostro intestino, è legato ovviamente al nostro respiro, è legato alle nostre articolazioni. Non so se vi suona, no? Ok, tutto praticamente questo mi riguarda completamente quando parlo soprattutto di noi grandi, di noi donne in menopausa o post-menopausa o pre-menopausa, ok? Allora, ho preparato per farvi avere un pochino più di consapevolezza. Noi abbiamo, questo è il meridiano, il tracciato del meridiano del polmone. Questo, se me lo chiedete, è l'atlante di agopuntura che io utilizzo soprattutto per aiutarvi a localizzare un po' i punti. E vedete, parte dal nostro pollicciotto e arriva fino a qua. Abbiamo poi, siccome della loggia, dell'elemento del metallo fanno parte sia il polmone che l'intestino, abbiamo invece il nostro meridiano dell'intestino che inizia, grosso intestino, che inizia dal nostro indice e praticamente poi arriva qui, finisce con il punto 20. Vi ricordate che abbiamo trattato diverse volte? Quello che facciamo oggi è una semplicissima routine che potete fare tutti i giorni, anche più volte al giorno, e che non richiede nessun tipo di preparazione. Cioè, ora se qui sono in canottiera per farmi vedere bene i movimenti, ma potete essere in tuta in casa, potete essere vestiti dal lavoro, potete essere a scuola, potete essere dove siete, quindi non richiede nessun tipo di preparazione. L'obiettivo è quello proprio di attivare il meridiano del polmone e stimolare il meridiano dell'intestino occupandoci al tempo stesso del ritmo. Ritmo del respiro, il ritmo del diaframma, dove vi chiedo di porre un po' l'attenzione su come inspirate e come espirate, quindi come prendete aria e come buttate fuori e lasciate andare l'aria. Perché questo è fondamentale, vi fa porre l'attenzione su qual è il vostro limite, no? Casomai avete una bella ampiezza inspiratoria e avete invece una espirazione troppo superficiale. È importante, visto che il polmone si occupa proprio dello scambio fra sangue e pelle, fra pelle e fra sangue e cellule, di nuovo di ritorno fra cellule e sangue. Perciò ecco, è importante, quando noi parliamo di tono, quando noi parliamo di elasticità, di nutrimento, che questo arrivi dall'interno. È tutto molto semplice, si può fare ovunque, basta, io preferisco farlo da seduta, io sono seduta su una seggiolina, ma ripeto, potete essere sul divano, su uno sgabello, sulla vostra bowl, dove volete.
Allora, innanzitutto abbiamo parlato di ritmo. Inizio, entro nel ritmo regolare del respiro utilizzando il diaframma. Quindi vuol dire che respiro, ricordate l'importanza di respirare con il naso. Respiro col naso, ora io parlando ovviamente faccio un pochino più fatica, ma voi inspirate, espirate in modo fluido dal naso e muovete le spalle un po' avanti e un po' indietro. Beh, ora invece iniziamo, mettete un braccio, ve lo reggete così, ok? E facciamo uno stretching dello sternocleido, quindi prima inclinate e poi ruotate leggermente verso l'alto. Respiriamo dal naso e cercate di fare proprio attenzione. Io ho più, ad esempio, difficoltà ad inspirare, quindi a prendere aria, che ad espirare. Cambiamo piano piano posizione, andiamo nell'altro. Mi raccomando, non dite, ah già questo lo so, interrompe. Arrivate fino in fondo, per piacere, perché ci sono altre cose che invece non abbiamo mai fatto insieme. Un pezzetto per volta, un passo alla volta. Inspirate, espirate. Ogni volta che buttate fuori l'aria, lasciate andare il respiro. E se avete della tensione nel collo, ok, guadagnate un pochino di spazio, quindi fate uno stretch ovviamente senza mai dare strattoni. Poi mi metto di profilo per farvi vedere meglio, incrocio le braccia e faccio tre respiri in questa posizione. Anche qui cercate di notare cosa vi dice il corpo. Se avete dolore al collo, fate leggera mobilizzazione e poi tornate su. Cercate di tenere le braccia bene in alto. L'ultimo respiro. Bene. E ora andiamo invece a stimolare il meridiano. Tenete il palmo, così vedete, flettete il braccio, quindi piegate l'avambraccio, prendete il vostro pollice e tiratelo verso il basso fin dove potete. Stiamo facendo proprio uno stretching del meridiano del polmone. Poi lo mobilizzo, mobilizzatelo proprio, e ovviamente faccio la stessa cosa anche, mobilizzatelo più che potete, proprio ruotatelo in tutte le direzioni, ruotate anche la mano, ricordatevi che passano di qui, no? Ecco, chiudete un secondo gli occhi prima di passare di là e sentite com'è diverso, come pesa, la vedete anche proprio guardandola, no? Qui la spalla è proprio più aperta, questa sembra proprio più piccola, perché vi state aprendo, ricordatevi che dovete aprire questa zona, il meridiano del polmone finisce qui e è rappresentato, come specificato sul mio libro, come animale lo rappresenta l'airone, no? Quando si alza in volo e apre praticamente libero le braccia. Ora mi allargo anche la testa e spalla perché faccio anche effetto. Questo è l'altro, forse mi vedete meglio così. Lo tirate verso il basso. Se avete un po' di dolore, di artrosi, rispettate ovviamente. Se arrivate qui, arrivate qui. Se arrivate qui, arrivate qui. C'è chi arriva ancora più giù. Non è una gara a chi arriva prima o chi fa meglio, ma è proprio rimanere centrate su di voi e respirate col naso, ok? Poi inizio la mia mobilizzazione,
mi svito il dito in tutte le direzioni, faccio la stessa cosa di qua, faccio la stessa cosa di là. E queste sono ora, a parte se togliete le mie chiacchiere e memorizzate la sequenza, sono davvero 5 minuti, 5 di orologio che fatti a febbraio, quando il polmone ha bisogno di noi, ha bisogno tutto l'anno, ma in questo mese è un po' sollecitato. Ricordatevi, tutto qua. Ah, bene. Cro, come siamo croccanti e grandi. Date libere, eh? Ecco, più la vostra spalla vi chiede di muoversi, poi ovviamente se avete un pochino di artrite, di artrosi, avete difficoltà, fate semplicemente la stimolazione. Ah, ora sembra di avere le spalle qua. Sì. Un'altra piccola delucidazione. Spesso vedo che è andato un po' in confusione, perché lo sapete, siamo in diverse migliaia, ora siamo in contatto via mail. Allora, quando vi dico la routine del mese, vuol dire che durante, parlando di routine peso, durante il mese dobbiamo fare quella routine quotidianamente. Mi spiego meglio. Se ad esempio state trattando le macchie o le rughe e avete il vostro siero ultra bright, uniform, trisol, photo synergy, chrono lift, quello rimane una volta al giorno a vostra scelta, mattina o sera, oppure secondo come vi ho dato indicazioni, come vi abbiamo dato indicazioni io e le mie colleghe, e una volta al giorno fate la routine del mese. Quindi se avete, non so, il trattamento delle macchie, vi consiglio di fare quello di giorno e la routine del mese la sera. Quando parlo di trattamento settimanale, sono i trattamenti da fare invece una o due volte a settimana. Quindi, quando faremo insieme il trattamento settimanale, mi sono fatta il calendario, ma... Allora, faremo il prossimo video l'allenamento delle braccia. E io di solito alleno le braccia due volte a settimana e giovedì lo faremo insieme. Il 6 o 7, non lunedì. Poi il 9 facciamo la routine viso quotidiana, quindi lì una volta al giorno. Il 13 faremo il video del trattamento settimanale, quindi smettete dal 13 di febbraio di fare il trattamento settimanale che abbiamo fatto a gennaio e iniziate una o due volte a settimana a fare questo. Stessa cosa con la routine quotidiana. Da quando esce il video del mese della routine, fate tutti i giorni la routine del mese, una o due volte a settimana la routine settimanale e l'allenamento in base al tipo di allenamento che andiamo a fare, tipo questo delle braccia sarà un allenamento di ritmo e forza, lo farete due volte a settimana. Negli altri giorni continuate gli allenamenti che già facciamo insieme. Spero di avervi reso le cose più chiare e non di avervele complicate ulteriormente, che ogni tanto mi riesce a complicare le cose. Basta, mi sembra di avervi detto tutto, fatelo tutti i giorni. E vi voglio bene. Alla prossima.